ancora una volta a chiusura di questa campagna elettorale sento di dirvi grazie per essere scesi al mio fianco in questa competizione elettorale che sancisce tra l'altro la nascita della Casa dei Moderati e degli uomini e donne di buona volontà. Sento di dirvi grazie per quello che avete fatto fin qui, ma sento ancora una volta di dirvi grazie per quello che farete dopo il 6 e 7 maggio, perché siamo convinti che varcheremo ancora una volta la soglia del Palazzo di Città. Ma soprattutto grazie a voi amici di Lauropoli che in questi giorni di campagna elettorale ci avete accolto nelle vostre case con segnali di affetto e di stima, ci avete dato l'opportunità ancora una volta di entrare nelle vostre case a proporvi un consuntivo, un lavoro fatto in questi anni con un consuntivo ricco di obiettivi raggiunti. Ebbene cari amici, non mi resta in questa campagna elettorale che manifestarvi anche un po' di mia amarezza e delusione. Avrei preferito che gli avversari politici, specialmente quelli del centro-sinistra, ci fosse stato un confronto sui programmi, sui contenuti, sulle idee che hanno per governare la nostra comunità, e invece ancora una volta suona sempre il solito noioso disco, che è quello dell'arroganza, quello degli attacchi personali alle persone e alla delegittimazione dell'avversario. Bene cari amici, in questa campagna elettorale nei confronti della mia persona, nella persona dell'onorevole Gallo, mi hanno detto di tutto e di più. Non ultimo, e mi rammarica molto, che il presidente della provincia di Cosenza, l'onorevole Olivierio, mi ha definito, insieme a quello del centro-sinistra, che io sarei un sindaco telecomandato, o bontà loro, sarei solo un prestanome. Ebbene cari amici, noi tutti conosciamo il lavoro che abbiamo fatto ognuno di noi. Mi conoscete? Dal 96 ad oggi ho guidato una associazione di una categoria imprenditoriale. Dal 2004 ho guidato il mio partito, l'UDC, all'interno del Consiglio Comunale, e dal 2009 ad oggi ho fatto l'assessore, vice sindaco e negli ultimi mesi sindaco facendo funzioni. Ebbene cari amici, questo è il mio biglietto da visita. Io con la mia umiltà mi sono sempre posto al giudizio degli elettori, ricevendo i consensi ma non sottraendomi mai al loro esame. Gli altri, il loro biglietto da visita è quello di essere stato l'alfiere di una politica da rottamare. E io mi chiedo, cari amici, poco tempo fa, pochi giorni fa, le stesse rappresentanze politiche del centro-sinistra che oggi sostengono questo candidato a sindaco, fino a pochi giorni fa lo avevano definito come il simbolo del disastro economico, dimenticando che specialmente nelle competizioni elettorali del 98 e del 2004 sono stati dall'altra parte. Ebbene cari amici, noi non vogliamo fare polemica, però dobbiamo rispondere agli attacchi, perché la popolazione sicuramente deve sapere, perché noi chiediamo il voto non per andare a governare la città per fare lo sceriffo di turno, ma noi chiediamo il voto per cercare di portare avanti i progetti che insieme alla coalizione che abbiamo costruito, insieme alle forze politiche, insieme specialmente all'appoggio della Regione Calabria, a cui va questa sera il mio affettuoso saluto e ringraziamento ancora una volta al Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Talarico, che con la sua presenza testimonia ancora una volta la vicinanza al nostro territorio. Noi ci proponiamo a voi, cari concittadini di Lauropoli, con tutto quello che abbiamo fatto in questi anni,
abbiamo risanato un ente, abbiamo ricorso a mettere mano alle scelleratezze amministrative che negli anni passati loro hanno provocato. Noi ci presentiamo a voi con un programma ricco di obiettivi, sapendo che dalla nostra parte c'è chi vuole continuare a dare sostegno al territorio, consapevoli anche della grande difficoltà che negli anni futuri avremmo per governare gli enti locali. Il presidente Talarico ha ribadito nel suo intervento, ci ha illustrato quante e quanti sono le difficoltà per amministrare i comuni e quanto è importante per un'amministrazione avere dei punti di riferimento che possono dare sostegno allo sviluppo del nostro territorio. Il nostro programma non è un libro dei sogni, noi non ingaggeremo i giovani così come hanno fatto gli altri, promettendo fondi per i giovani disoccupati, per la costruzione di banco alimentare. Noi non diremo ai nostri giovani che gli interessi sui mutui li pagherà il comune. Queste opportunità, queste scelleratezze, questi sono solo inganni che ci porteranno, se attuati, ad un altro dissesto economico e finanziario nel nostro comune. Bravo! Questo testimonia, cari concittadini, che chi oggi si vuole riproporre a governare la nostra comunità non ha nemmeno la consapevolezza di cosa significa amministrare un comune. Ebbene, cari amici, concludo ringraziandovi voi tutti, con il cuore in mano, con la mia umiltà, ringraziando gli amici che mi hanno sostenuto, che hanno avuto la capacità di trasformare in punti di forza anche quelli che sono i miei limiti umani. Bene, vi chiedo un consenso, vi chiedo di essere arbitri voi stessi del vostro destino. Siamo a una scelta importante. Da questa parte c'è chi vuole contribuire ancora una volta alla crescita della nostra comunità, mentre dall'altra parte c'è chi in questa campagna elettorale ha fatto promesse che sono promesse sicure che non si possono più mantenere. Concludo ancora una volta chiedendovi consensi, chiedendovi per 6 e 7 maggio i consensi per cercare insieme ancora una volta a governare la nostra comunità. Grazie.